Blessed it's a dinosaur. Jesus Christ, what the fuck? Bella a tutti ragazzi, qui Omega Migration Channel e sono tornato. O almeno lo spero. Mi scuso ragazzi, come in ogni video da qui a 4 mesi più o meno. Purtroppo, come molti sappiamo, si arriva a un periodo della vita in cui non si può solo giocare a Magic e videogiocare, ma bisogna anche lavorare. E quando il lavoro chiama è meglio seguirlo. Inoltre sto avendo un paio di piccoli problemi familiari, niente di esagerato. Sto facendo un po' di spese, sono un po' agitato, quindi mi scuso anche per questo. Ma piantiamola lì di piangerci addosso ragazzi. Cosa abbiamo oggi? Finalmente una deck tech. E direi una deck tech abbastanza bomba. E direi che non potevo trovare il nome più adatto di questo. Oggi ragazzi mi sono ispirato a uno dei film, nonché a una delle mie passioni fino a quando ero bambino, ovvero i dinosauri. Spero abbiate capito che mi piacciono tanto 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 guardando il mio vecchio video. Ragion per cui ragazzi oggi vi ho portato un bellissimo Naya Modern basato sui dinosauri. Competitivo, perché oggettivamente è competitivo, ci saranno molte migliorie da fare, ma piano piano vedremo tutto assieme. Piccola premessa prima di iniziare: sicuramente troverete delle liste simili tra virgolette se cercate su internet in standard. Tengo a precisare che mi sono messo a guardarle dopo aver creato il mazzo e ho notato effettivamente un bel po' di somiglianze, ma d'altro canto i dinosauri usabili effettivamente sono questi. E dai ragazzi, mettetelo sto cazzo di like, così facciamo i soldi, andiamo in tendenza e mi scopo Moxy nuda. Anteprima visiva ragazzi, iniziamo col reparto terre. Abbiamo la bellezza di 8 fetch perché dobbiamo sfoltire molto il mazzo. Consiglio assolutamente 2 red mesa, 3 bianche verdi e 3 rosse verdi. Reparto terre base composto da 5 carte, ovvero 2 foreste, 1 montagna e 2 pianure. 6 shock che sono Sacred Foundry, Stomping Ground e Temple Garden, tutte in 2 per. E andiamo a completare con l'1 per di Cavern of Souls, che non ho voluto inserire in più copie per il semplice fatto che in moderni control sono... In qualsiasi caso una ci sta bene, non si sa mai che ci fanno il mana leak di qua, la remand di qua, ci rompo le scatole. No, noi vogliamo calare le nostre bestie, c'è e sta lì. Uno per di Horizon Canopy per aumentare il numero di peschini, non si sa mai, late game, non sappiamo cosa fare, ma sì, tappiamo, sacrifichiamo, peschiamo una carta in più. E chiudiamo con l'uno per della terra magazzino bianca verde, sono terra che ho usato poco nella mia carriera da giocatore. Sicuramente ci può velocizzare, o comunque stesso concetto della Canopy, non sappiamo cosa fare perché ci hanno rimosso tutto, ci hanno fatto brutte cose. Benissimo, fine turno dell'avversario, tappo 1, carico. Andiamo al reparto non terre non creature, per lo più basato su rimozioni, perché lo sappiamo appunto che in Modern gli aggro ultimamente fanno molto da padrone, o comunque giocano quelle poche creature che però ti portano a vincere. Un bellissimo 2 per direttamente da Burn di Boros Charm, un bianco rosso instant, possiamo scegliere uno tra questi effetti, facciamo 4 danni a un giocatore bersaglio, i permanenti che controlliamo sono indistruttibili fino a fine turno, molto molto importante questo effetto ragazzi, oppure una creatura bersaglio guadagna doppio attacco fino a fine turno, dinosauro gigantesco magari che trampla anche e picchia 2 volte secco e cattivo. Uno per di Cord of Calling, sinceramente perché mi mancava uno slot e non sapevo cosa inserire, potevi fare il figo e trovare un motivo un pochettino più pro. Questa carta potrebbe aiutare in molto late game, quando abbiamo tanto mana, abbiamo tante creature giù, mettiamo creatura una grossa, ci potrebbe anche stare. Diciamo che è un qualcosa che potreste ad esempio personalizzare voi, scrivetemi magari qua sotto nei commenti cosa avreste messo. Uno per, e questa ci sta, a pennello di... Quatli Warrior Poet, non riuscirò mai a pronunciarlo, lo so. Planeswalker costa 5, 1 bianco, 1 rosso, 3 segnalini di fedeltà quando entra. Innanzitutto cavalca un dinosauro, e cioè già per questo ha tutto il mio rispetto. Più 2 guadagniamo punti vita pari alla forza della creatura che controlliamo con forza maggiore. Costo 0 senza né vincerci né perderci, mettiamo un bel dinosauro 3-3 con travolgere. E col meno X facciamo X danni divisi come vogliamo tra le creature. E le creature che hanno subito danno da questo effetto in questo turno non possono bloccare, quindi doppia utilità. E soprattutto importantissimo il fatto che questa abilità possa essere utilizzata appena lei viene giù. Tra segnali di fedeltà facciamo 3 danni, magari spacchiamo qualcosa, magari rendiamo imbloccabili le nostre creature, si fanno cose ragazzi, facciamo cose. Come vi dicevo, reparto spacchini molto ampio, abbiamo 2 botti e 3 Path to Exile. I botti nel meta modern stanno un pochettino calando, se non nei rossi puri o quasi. Tanto per fare un esempio, anche io in Jund da quando esiste la fatta
Fatal Push ne gioco solo più 2 e 4 per di Fatal Push, perché sicuramente uno spacchino più sicuro spacca cose più grosse. È vero, non fa danno diretto all'avversario, ma in un mazzo come Jund o ad esempio in un mazzo come questo dove puntiamo a chiudere con le creature, forse è meglio rimuovere quelle avversarie che avere la possibilità o di spaccare una creatura troppo piccola o di fare 3 miseri danni a un giocatore. Poi ovviamente dipende dai casi. Uno per di True the Breach, che sembrerebbe una carta un pochettino campata lì. Per chi non la conoscesse, è un instant arcano a costo 5 di cui un mana rosso, che ci fa mettere in gioco una creatura dalla mano, quella creatura ha rapidità e la sacrifichiamo a fine turno. Questa carta può essere usata o naturalmente in late game o appena riusciamo a tirarla giù, magari per calare, come avete visto qua sotto, Jesus. Per calare Jesus, no? Che magari picchia, fa entrare altre creature, ma comunque lo vediamo dopo. Comunque, secondo me, un 1 per ci sta, ripeto, se non siete d'accordo, nei commenti, ben venga. Chiudiamo questo reparto con un peschino fantastico che ho usato in tantissime altre deck tech, equalmente valido a molti peschini blu. Costo 2 instant, di cui uno bianco, alle armi. Stappiamo tutte le creature che controlliamo e peschiamo una carta, quindi carta ovviamente a doppio utilizzo. Ci regala una carta in più e potrebbe salvarci da un attacco massiccio da parte del nostro avversario, e soprattutto in modo molto inaspettato. Ma andiamo a ciò che ci interessa di più. Guardate che belle bestie. Partiamo con un simpatico 1 per, a cui tengo particolarmente tanto perché è stata la carta con cui ho giocato per lo più la pre-release, avendola anche trovata a promo, quindi ci sono affezionato, dai. Costo 6, triplo rosso, robe proprio pesantissime. 6-6 Burning Sun Salter. Questo nome è molto potente e molto cattivo, che effettivamente rispecchia molto quello che è la carta, perché oltre a farci entrare un bel 6-6, facciamo 3 danni a un avversario bersaglio e 3 danni a una creatura che controlla. 3 per di Death God Gorge Scavenger è essenzialmente la use di questo mazzo. Costa 3, di cui uno verde, 3-2. Quando entra nel campo di battaglia o attacca, possiamo esiliare una carta da un cimitero. Se era una carta creatura, guadagniamo 2 punti vita. Se era una non creatura, lui prende un segnalino +1/+1. Questo coso può diventare grosso e può rompere le scatole ai mazzi che giocano dal cimitero. E finora avete visto 2 bestioni, ne vedete molti altri qua, ma come facciamo a calarli solo col mana? No. Abbiamo un bel pochettino di cose che ci velocizzano il lavoro. Carta sinergicissima con questo mazzo, 3 per di Drover of the Mighty. Costo 2, di cui mana verde, 1-1, prende +2/+2 se controlliamo un dinosauro. E in qualsiasi caso tappiamoci da un mana di qualsiasi colore. Not bad, not bad. Ed eccoci qua al dio del mazzo, ve l'ho già spoilerato prima, ovviamente. Premetto che questa è una carta che verrà giocata solo in casi estremicissimi, perché effettivamente è pesante, ma come andremo a vedere con le cartine dopo, abbiamo decisamente la possibilità di ridurre il suo costo in maniera molto rilevante. Dicevamo, costo 8, 7, 6, 3 colori di Naya, Jesus Sun's Hotter. Creatura leggendaria, quindi attenzione, non ne metteremo mai 2 assieme in campo. È un costo 8 che fa tutto, non fa il caffè, non fa i pompini, ma vabbè, quelle sono altre cose. Trample, cautela e rapidità. Quando fa danno da combattimento a un giocatore, riveliamo dalla cima del grimorio altrettante carte. Abbiamo fatto 5 danni, riveliamo 5 carte. Di queste carte che abbiamo rivelato, scegliamo un qualsiasi numero di dinosauri presenti tra esse e le sbattiamo di cattiveria sul campo di battaglia. Se lo caliamo è abbastanza easy win. Kinjalisco. Coller. Costa che? Costa uno bianco, 0-3, i dinosauri ci costano un mana in colore in meno. Easy. 8 pack Antmaster, costo 2, di cui un mana rosso, 1-2, i dinosauri ci costano 1 in meno, inoltre tappiamo e un dinosauro bersaglio ha rapidità fino a fine turno. 1 per di Priest of the Waking Sun, una carta decisamente interessante. Costo basso, come vedete costo 1 è un 1-1, ed è un tutore per questo mazzo. Innanzitutto all'inizio del mantenimento, se riveliamo una carta dinosauro dalla mano, guadagniamo 2 punti vita e la cosa non ci fa male. Poi, se più avanti ci scazza tenerlo lì, paghiamo 5, di cui doppio bianco, lo sacrifichiamo, cerchiamo nel nostro mazzo un dinosauro, lo riveliamo e ce lo mettiamo in mano. Ma ragazzi, la carta del mazzo è questa, Regisaur Alpha. Costo 5, di cui un mana rosso e un mana verde che, come abbiamo visto, può venire castato molto velocemente a costo 3 se non a costo 2. Gli altri dinosauri che controlliamo hanno rapidità, lui è un 4-4 e quando entra mettiamo un altro dinosauro 3-3 con travolgere, e oserei aggiungere rapidità per il suo effetto. Chiudiamo col 2 per di un dinosauro molto utility. Costo 4, di cui doppio verde, che spero pagheremo solo doppio verde. 4-5 Ripjaw Raptor. Quando gli viene inflitto danno, peschiamo una carta.
Quindi ragazzi, come giochiamo questo mazzo? Direi che si gioca abbastanza da solo, ma dobbiamo stare un attimino attenti. Abbiamo la possibilità, e dobbiamo farlo nei primi turni, di calare il Drover, di calare la Kinjali, di calare l'Otepec, ovviamente per preparare il campo di battaglia a ciò che succederà dopo, quindi alla rinascita di questi bestioni ancestrali. Mica come parlo tecnico oggi. Mi raccomando ragazzi, occhio ai mana open dei nostri avversari. Questo è un mazzo che, se riusciamo a calare una creatura, possiamo anche vincerci, ma dobbiamo calarla e dobbiamo stare attenti che non ci venga rimossa un mezzo istante dopo, no? Quindi possibilmente giocate roba grossa quando il vostro avversario è tapped out, tentate di ingannarlo giocando roba che in realtà non vi serve per farvela rimuovere apposta, per poi giocare il turno dopo magari qualcosa di ancora più grosso che volete tenervi, rimuovete ciò che più vi dà fastidio, calate il bestionazzo e buon game a tutti. Come dico sempre, un buon mazzo non è nulla senza un'ottima side, e anche sulla side ho voluto variare tantissimo. Ci sono tante carte nuove, soprattutto tante carte che mi piacerebbe trovassero più spazio nel meta odierno. 3 per Easy Visi di Ancient Grudge costo 2, instant distruggiamo un artefatto bersaglio, flashback a costo 1 verde. 2 per di Carnage Tyrant contro i control, questa frase la dico più o meno in ogni video. È il degno sostituto di Tron, ragazzi, questo dinosaurone a costo 6, 7, 6, non può essere counterato ed è un travolge Hexproof. Ovviamente, ripeto, non preoccupatevi troppo del costo, perché sicuramente lo pagherete meno, anche solo pagarlo 5 aiuta. Uno perdi una classica Crumble to Dust, sappiamo benissimo che va contro Tron, ma anche perché no contro i control, ancora, per eliminare i colonnati nemici. E qui abbiamo una cosa molto interessante, Kinjallis Sunwing, costo 3 di cui uno bianco, 2-3 con volare. Le creature dei nostri avversari entrano nel campo di battaglia tappate. È una taglia che vola, decisamente meno sexy, ma è una taglia che vola. Sarebbe bello cavalcarlo. Immaginate io che cavalco uno pterodattilo. Sarebbe bello anche cavalcare Talia. Immaginate io che cavalco... No, non immaginatelo. Una Molten Rain, costo 3, di cui doppio mana rosso, per chi non la conoscesse, una sorcery che distrugge una terra e se non è una basica fa 2 danni al suo controllore. Essenzialmente è una carta un pochettino più veloce della Crumble per tentare di contrastare Trono. Uno per di Oblivion Ring, sto molto rivalutando questa carta, anche visto e considerato che ho fatto da poco un nuovo mazzo. Volete un video del mio nuovo mazzo? È un mazzo bello, un mazzo carino, un mazzo distruttivo. Lasciate tanti like e vi faccio la deck tech del mio nuovo mazzo. E niente, ho rivalutato molto questa carta, l'ho trovata molto molto utile. Incantesimo, costo 3, quando entra nel campo di battaglia esiliamo un permanente bersaglio finché lei rimane in campo. Se ce la spaccano, il permanente ritorna in campo, naturalmente. Uno per di Ago Spinale, guardate che bella l'invention. Artefatto, costo 1, quando entra nel campo di battaglia nominiamo una carta. Le abilità attivate della carta nominata non possono venire attivate a meno che non siano abilità di mana. 2 per di Reliquio del Progenitus, sempre il miglior 8 contro i cimiteri. Lo preferite alla Rest in Peace per la sua velocità. Inoltre Rest in Peace, lo gioco, sta lì e poi te lo spacco. Questa te la spacco, ok, l'attivo in risposta. Carta che non ho mai visto, mi ci sono imbattuto per caso e mi piace. Costo 3 di cui 1 bianco, tempesta di luce, instant, distruggiamo tutti gli artefatti. Pratica. Bella. Bella, una carta bella. E chiudiamo con una di quelle cose grosse, che il Gizad di prima era criceto col pelo lungo. Waking Suns Avatar, un altro dinosauro Avatar, costo 8, triplo bianco, quindi forse un pochettino più macchinoso del Gizat da lanciare. 7-7, quando entra nel campo di battaglia, se lo abbiamo lanciato dalla mano, quindi scordatevi la True the Breach, se saidate dentro lui togliete la True the Breach, distruggiamo tutte le creature non dinosauro, quindi essenzialmente il tuo agro contro il mio midrange dinosauri. Abbiamo piazzato tante creature, le mie sono più grosse, ma tu ne di più, entra lui, bam, ciao! Bene ragazzi, vediamo qualche mano iniziale. Iniziamo bene con una Kinjallis di primo turno, ci sta sempre. Anche qua di secondo andiamo a ridurre i costi. Ma sì ragazzi, ci sta. Effettivamente questo mazzo potrebbe girare. Dai, sono stato mediamente bravo. Ho vinto una caramella, vero? Ho una cavalcata su Talia. Io ovviamente ragazzi spero che questo video come sempre vi sia piaciuto. Nel caso, mi raccomando, è importantissimo per noi vedere un like che si accende qua sotto. Continuate a scrivere nei commenti cosa ne pensate dei miei mazzi e altre decktech da suggerirmi. Vi invito poi a seguirci su Facebook per poter rimanere in contatto con noi e per vedere in modo più istantaneo, più rapido, quello che vogliamo fare, come ad esempio le live. Ringrazio tutte quelle persone che ci donano qualcosa e ultimamente sta succedendo più spesso, quindi ragazzi veramente dal cuore, grazie. Detto questo, se non siete ancora iscritti, cosa aspettate a farlo? Noi siamo qui, facciamo tante belle cose. Cose stupide, cose intelligenti, cose sexy, cose pro, cose sacre, cose profane, cose grosse... No, solo cose grosse. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima.